Sono candidata, come ha detto chi mi ha presentato, mi chiamo Paola Ghidoni, sono candidata per la Lega alle Europee, sono l'unica candidata di Padova, ma sono candidata su tutto il territorio veneto e comunque su tutta la circoscrizione nord-est. Quello che voglio ribadire è, come si è detto poc'anzi, l'importanza di portare i territori a Bruxelles, nel senso che noi siamo tutti europeisti, ci mancherebbe altro, è evidente che siamo europei, siamo nati in Europa, questa è la nostra cultura. Quello che però è successo in Europa in questi anni, ed è quello che sicuramente nessuno di noi auspicava, è che l'Europa è diventata un'Europa di burocrati, di persone totalmente distanti dai territori, in particolare dall'Italia e in particolare dal territorio veneto. Come si è detto, l'Italia è fatta di tante realtà. Il Veneto ha una peculiarità che sicuramente non è tenuta in considerazione in Europa. In Europa non solo non tengono in considerazione proprio l'Italia, perché ci hanno tutti livellati ad un piano inferiore, nel senso che noi italiani a far parte di questa Europa abbiamo solo da perdere, perché probabilmente non sono neanche in grado di capire il nostro livello, la bravura dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, la nostra produzione enogastronomica, sono queste le istanze che occorre portare in Europa, cioè un'Europa che diventi quello che si è sempre auspicato, l'Europa dei popoli. La sfida è importantissima, diciamo che con Bruxelles si chiude il cerchio di quello che è stato il lavoro di Matteo Salvini. Però alla fine quello che poi accade è che tutto finisce sul tavolo di Bruxelles. Non so se avrete sicuramente seguito la legge di bilancio. La legge di bilancio è la legge più importante dello Stato. Alla fine però, per quanto bravi possano essere a Roma, la legge di bilancio deve passare al vaglio di Bruxelles. E lì c'è stato un certo lavoro anche di compromesso da parte del governo italiano, che comunque è riuscito a portare a casa risultati inaspettati, ma comunque risultati di compromesso che quindi hanno tenuto conto solo in parte delle peculiarità dell'Italia, che sono completamente diverse dalle peculiarità di altri paesi. Io non sto qui a tediarvi con grandi discorsi, io quello che voglio dirvi Votatemi. in estrema sintesi, esatto, mettete il mio nome sulla scheda. Grazie Ministro, grazie infinite.